Un giorno io non voglio creare più tensione di quella che respiro e che è logica ed è comprensibile. Io rappresento l'istituzione regionale e porto i saluti del presidente Zaia. Credo doveroso essere qui presente oggi assieme alle altre istituzioni per rappresentare la nostra vicinanza a questo territorio, alla regione del Veneto che è stata comunque danneggiata. Per favore, facciamo parlare l'assessore. Siamo qui per ascoltare anche, non soltanto per sfogarci. Concordo con quello che state dicendo e uno dei primi atti che è stato fatto in Consiglio regionale è stata la commissione d'inchiesta su questo sistema e uno dei primi punti che ha ritenuto specificare la commissione d'inchiesta regionale che ha sentito tutte le parti. Ripeto, credo che essere gli uni contro gli altri oggi non porta da nessuna parte. Dove sono i Ognuno responsabili? cercherà di fare la sua parte. Dove La sono i regione, per responsabili? quanto di propria competenza, sta cercando di fare la sua parte. È poco, va bene, è poco. Mia mamma è disabile da 2 anni. Abbiamo con una pensione di 500 euro, ha sempre mangiato i suoi risparmi. Alla fine ci hanno sempre venduto il resto dei risparmi, lasciandogli le maledette azioni, perché quelle era difficile venderle e ci dicevano di non venderle. Cosa succede? Io devo integrare la retta della casa di riposo, 1.800 euro. Mia madre ne riceve 1.100 con l'accompagnatoria. Prevedo che l'accompagnatoria è un anno che ce l'ha e non di più. Perché è già passato a casa un anno con la badante in regola, perché in questo paese se metti poi le persone in regola devi pagare quasi il doppio. Mai avuto assistenza, mai avuto nulla da nessuno. Io ho chiesto, siccome bisogna fare l'integrazione, mi chiedono l'ISEE del familiare, perché la Regione Veneto, sappiatelo, se domani avrete degli anziani da portare in casa di riposo, vi chiede il vostro ISEE. Mentre altre regioni come Piemonte non lo chiedono. Ho trovato casualmente il vice ministro Zanetti. Ho fatto presente questa cosa. Facendo l'ISEE mi sono trovata la quota delle azioni perché io sono una persona onesta e metto tutti i risparmi. Perché anche in banca mi hanno detto: se vuole non metta le azioni, faccia finta di non averle. Bene, con tutti i controlli che ci sono adesso non metto le azioni. Figuriamoci, le ho messe, mi vedo il valore di 48 euro, corrispondente circa a 50-47 mila euro. Praticamente io risulto ricca, devo pagare la quota di mia madre perché ho questi 50 mila euro maledetti che valgono 70 euro. E lei, assessore, non mi dica che avete fatto, vi siete solo fatti pubblicità, perché se fate pubblicità, la casa di riposo,
proposta della cessione del quinto della pensione di mia mamma per 5.000 euro. Mi regalavano 4.000 euro, sottratta l'assicurazione, le spese e tutto, 4.000 euro di cui dovevo pagare il 14%. Voglio dire una cosa ai politici italiani. Sono un ex assessore al sociale. In 30 anni fa potevo far politica, non l'ho fatta, però mi vedo pentita, perché se ci fosse stata qualcosa di diverso, o mi avrebbero fatto la festa, o qualcosa di diverso ci sarebbe stato. Una cosa mi stupisce in questa sala, che le associazioni non ci sono. Non sono state invitate. Ci sono delle associazioni. Sono rammaricata da un'associazione che io posso dire di rappresentare, di 1.300 risparmiatori, non è stata invitata. Comunque non voglio che mi tolgano la parola come l'altra volta, perché sennò resto qua a fare la protesta fino al 2000. E noi con lei! Va bene. Però vorrei parlare anche da persona, scusatemi, mi avete sempre vista così. Vorrei parlare anche da persona civile, perché lo sono. Di troppo per bene, comunque. Allora dico che chi è sbagliato paga perché noi ci siamo ammalati, non abbiamo dormito per notti intere, non abbiamo mangiato e gli altri andavano in America, andavano a comprare vite. Sono andata a vedere i procedimenti e chi era il salvatore del nostro progetto per salvare la Banca Popolare di Vicenza non è stato capace di fare un piano perché non venga neanche quotata in borsa e ha chiesto la buona entrata a venire qua.